presentiamo l'Asus Transformer Pad 300, la serie in teoria low cost di Asus, rappresentata da tutti questi terminali, come potete vedere, di queste diverse colorazioni. Abbiamo di fronte il pad e vi mostriamo un attimo le caratteristiche del browser. Come potete vedere, velocità di scroll veloce, un pinch to zoom con qualche incertezza, l'abbiamo provato prima e purtroppo ancora qualche problema. Adesso proviamo ad andare su altri siti per farvi vedere la velocità del browser. Noi in questo momento siamo connessi tramite wifi. Anche in questo caso Asus non personalizza troppo l'interfaccia. Abbiamo solo questa tastiera proprietaria che si può naturalmente cambiare andando nelle seguenti impostazioni. Il dispositivo presenta la classica struttura che caratterizza la serie Transformer. Questo verrà venduto a 499 euro, con in bundle la tastiera che siamo abituati a trovare con i prodotti Asus. CPU Tegra 3, la quale è stata ridotta in frequenza a, ci sembra, 1.2 GHz. Colleghiamo la dock. La colleghiamo al volo alla dock che si collega abbastanza facilmente. Come potete vedere, la batteria viene automaticamente, anche in questo caso, caricata dalla dock, che è completamente carica essendo collegata via cavo. Adesso siamo al chiuso, però comunque il tablet riesce a localizzare la nostra posizione, e dimostrando come comunque il GPS rispetto al Transformer Prime sia migliorato. Diamo un gioco. Apriamo questo gioco per dimostrarvi anche le potenzialità del chip Tegra 3 integrato. Riflessi dell'acqua molto belli, come se riuscite a notare, anche la fluidità è ottima. Abbiamo anche questo effetto blur di fondo quando andiamo ad incrociare un altro corridore e andiamo a sbattere. Anche questo terminale dovrebbe essere a breve disponibile in Italia. Lo attendiamo trepidanti per la nostra videoprova.